soliti si dice della puntonatura. Van Stembergen forse è stanco. Bobet può fare sorprese. Minardi nella Sanremo è una briscola. Coppi punta cavallerescamente su Koblet. Sono 215 a slanciarsi lungo il naviglio. Visto che è la corsa nel sole, Milano vuole che il sole cominci da Milano. Un brillare mattutino che dà il tono alla giornata. Infatti la prima fuga seria dopo Brinasco è capitanata niente meno che da Koblet. Tra gli altri 9 c'è gente in gamba come Fazio, Bertocchi, Scher. Ma alle loro spalle non si dorme. Infatti i 2,25 di vantaggio si stanno decurtando. Qui a Voghera sono 1,37 e per Tortona vedi la vagna della Gazzetta. Si lavora sodo all'inseguimento. Vedremo sul Turchino, ha detto Coppi. Fausto oggi è un gran generale che non si mostrerà in prima linea. Sul Turchino per intanto vediamo De Santi che con Vivier e Buratti è fuggito oltre la fuga. E adesso la galleria che cambia lo scenario. Così l'avanguardia ha preso il treno. Poi passa il direttissimo della Riviera. Sarebbe utile ai corridori studiarsi gli orari della ferrovia. Salutiamo le gloriose bandiere. Bartali, sempre di Cosenza. Coppi, sempre interessante anche se fa il comprimario. Cominciata l'altalena finale. Petrucci è coi 13 che hanno attaccato il decisivo saliscendi dei tre capi. Oggi Loreto vuol fare 13. Ricordiamo per la cronaca che a Capomele Lauredi ha fatto il passo. A Capocervo lo scatto è d'Impanis. Capoberta sarà il momento di De Ricche. Ma c'è sempre Loreto stimolato dalla energica rivalità di Minardi. Petrucci dopo un anno di perplessità si è risolto a dire che è di nuovo in forma. La Sanremo lo elettrizza. I Palmizi, siamo alla soglia di Via Roma, la famosa pista della volata. Minardi e Petrucci hanno perforato il plotoncino. Raguardo! Ma il teleobiettivo vuol mostrarci meglio le volate. Loreto, dopo un corpo a corpo con Minardi, è scattato di forza. Al magnifico rivale toccherà il posto d'onore. Olivier sarà terzo. Forza Petrucci! Vola verso due vittorie. Il primo posto e il primato. Ha una media da motorizzati, 40 e 359. Stracciato di quasi un chilometro il proverbiale record di Coppi, ritenuto incrollabile. Divertente analizzare le volate col teleobiettivo. Si immaginano rettilinee, sfrecciate. Viceversa, Bartali, il maestro, ci fa vedere come anche qui sia un gioco di tattica, di istinto, di sottigliezza. A vicenda si tolgono la strada, serpeggiano, lavorano il percorso. Si capisce che Gino è malcontento. Ancora un volatone. Ci interessa questo manovrare di astuzia nella velocità. Qui c'è un mucchio di grandi nomi. Corrono ormai a informarsi dei risultati. Un sacco di buone notizie. È stata la più bella delle Sanremo, la più veloce. Per il trofeo De Granos Colombo l'Italia è in testa. Loreto ha giocato di nuovo da campionissimo la prima mossa dell'anno. Nel 53 deve fare partita.